Buongiorno a tutti, oggi parliamo di vomito e in particolare di vomito autoindotto. Ciao a tutte e benvenute sul mio canale. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Zaira Salemi, sono una psicoterapeuta e su questo canale mi occupo dei temi dell'universo femminile. In particolare, in questo video tratterò un qualcosa che riguarda i disturbi del comportamento alimentare o anche detti disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Se ti interessano questo ed altri temi della psicologia dell'universo femminile, non dimenticare di cliccare per iscriverti al canale. Come vi ho anticipato, oggi parlerò di un argomento che non è assolutamente chic, non è assolutamente di moda, nel senso che a nessuno piace parlare in particolare del vomito o del problema di indursi il vomito. Però, dato che io faccio informazione, diffusione, sensibilizzazione di tutto quello che riguarda i disturbi della nutrizione, credo di dover essere la prima a non vergognarmi di parlare di questo argomento, proprio per mandare il messaggio di accoglienza e comprensione a tutte coloro che soffrono e che hanno un sintomo del genere. Quindi non ci vergogniamo di usare questa parola. Di usare la parola vomito autoindotto, non ci vergogniamo di parlare di vomitare perché nell'ambito clinico questa pratica è semplicemente un sintomo di un disagio, di una malattia. Alcune persone che si inducono il vomito come sintomo della bulimia nervosa fanno fatica a cercare aiuto, ad andare a contattare uno specialista, un medico, uno psicoterapeuta e raccontargli che svolgono questa pratica. A volte è veramente faticoso per le persone perché ci si vergogna e si ha paura di essere giudicati e anche che le persone che sappiano di questo problema, di questo sintomo, possano provare disgusto nei loro confronti. Quindi oggi voglio proprio dedicare questo video per sensibilizzare al fatto che i medici, gli psicoterapeuti che lavorano appunto con i disturbi alimentari hanno una grande esperienza di questo sintomo, nel senso che capiscono che clinicamente è semplicemente uno dei modi in cui attuare una delle compensazioni della bulimia, quindi non è qualcosa di cui vergognarsi e non è qualcosa su cui lo psicologo, ad esempio, giudica il paziente, premesso che non lo giudica mai per le sue difficoltà, dal momento che si presenta per affrontarle. Però capisco la difficoltà nel raccontare, per esempio, di soffrire di bulimia nervosa, agli amici, a coloro che magari non sono del settore e quindi possono fare molta fatica a capire. Ci sono persone che, venendo a saperlo, si possono allontanare perché non hanno, diciamo, la cultura per poter accogliere un disturbo del genere. Quindi la prima cosa da fare è rivolgersi a dei professionisti che invece sapranno accogliere questo tipo di tematica. Gli amici o i familiari, quando insomma si tratta di persone maggiorenni, possono venire anche in un secondo momento. Non tutti hanno la cultura o la preparazione per saper accogliere un disturbo importante e complesso come la bulimia nervosa, e oggi voglio proprio sensibilizzare anche tutte quelle persone, quegli amici, quei familiari, quei parenti che si accorgono di avere accanto una persona che molte volte dopo un pasto o dopo aver ingerito del cibo si reca sistematicamente in bagno. Vorrei proprio incoraggiarle a tendere una mano d'aiuto a queste persone senza giudicarle. Allora, iniziamo un attimo a spiegare che cos'è questo vomito intanto. Allora, vomitare è una reazione fisiologica naturale del nostro organismo nel momento in cui ingeriamo del cibo che per il nostro corpo è indigesto.
Indigesto può voler dire molte cose, ci sono persone che sono allergiche a certi alimenti e quindi possono espellerli attraverso la bocca una volta che sono stati mandati nello stomaco. A volte le persone bevono troppo alcol e quindi superata una certa soglia il corpo percepisce che questo grado di alcol, livello di alcol è troppo e quindi lo espelle in questo modo. In linea generale, comunque, il vomito serve proprio a difenderci da un cibo contaminato o un cibo andato male, per esempio, nel momento in cui viene introdotto nel nostro apparato digerente. Quindi il vomito è semplicemente una reazione fisiologica, naturale, non c'è niente di cui vergognarsi. Ma nella bulimia nervosa invece il vomito non è sempre una reazione involontaria e spontanea, anche se a volte può capitare che una buffata sia talmente concitata che l'organismo poi effettui questa espulsione dell'organismo in una maniera involontaria. Ma nella maggior parte delle volte il vomito viene autoindotto dalla persona, quindi vuol dire che viene provocato con l'intento di non ingrassare, quindi vomitare per non ingrassare o vomitare per dimagrire. Questa pratica è una pratica assolutamente dannosa e infatti voglio vedere proprio con voi quali sono le conseguenze del vomito autoindotto, ma soprattutto è un grandissimo segnale che c'è un disagio in corso, che c'è una malattia, un disturbo, ecco, chiamiamolo così, in corso e che non deve nella maniera più assoluta essere sottovalutato. Ogni tanto qualcuno mi scrive, quindi sono proprio delle storie vere, che vomita una volta ogni tanto, che non è così di frequente, che solo quando si sente troppo piena. Ecco, questo indursi il vomito è proprio un sintomo, quindi un segnale manifesto, evidente che c'è il disturbo in corso. Quindi non si può assolutamente ignorare, non si può assolutamente sottovalutare. E oggi faccio questo video proprio per sensibilizzare sul fatto che questa pratica è molto molto dannosa per il nostro organismo, per la nostra mente, per la nostra autostima, per la percezione di noi stessi, del nostro corpo e del nostro valore. Quali sono le principali conseguenze negative del vomito, quindi anche del vomito autoindotto? Innanzitutto una grave disidratazione con conseguente squilibrio elettrolitico. Uno squilibrio elettrolitico di un certo tipo può portare alla morte, quindi è una conseguenza fatale del vomito. Questo lo dico perché a volte si banalizza. Mentre invece è qualcosa su cui non si può tornare indietro. Ci sono altre conseguenze che magari non sono letali, ma riguardano la lacerazione parziale o totale dell'esofago, per esempio, riguardano le alterazioni metaboliche, quindi del metabolismo, riguardano l'erosione dello smalto dentale e quindi causano carie e perdita di denti, e queste sono solo alcune. Per esempio, l'erosione dello smalto dei denti è una conseguenza della bulimia nervosa, irrecuperabile, nel senso che non si può tornare indietro neppure guarendo dal disturbo alimentare. Come vedete, quindi questo argomento è di una delicatezza estrema e spero di averlo affrontato senza urtare la sensibilità di qualcuno. Ma spero invece di aver fatto sentire le persone che soffrono di questo disturbo del comportamento alimentare accolte, capite e comprese nella propria malattia e spero che questo le possa incoraggiare a superare la vergogna di affrontare la richiesta di aiuto, di poter chiedere aiuto, partendo almeno dalle persone che ne sono preparate. Per le persone che si inducono il vomito, ovviamente c'è tantissimo disagio e a volte mi chiedono, mi scrivono come faccio a smettere di vomitare.
Come abbiamo detto, il vomito è una compensazione della bulimia nervosa, come dice la parola stessa, compensa qualcos'altro, quindi compensa solitamente una buffata, quindi quel momento di follia in cui si ingerisce tantissimo cibo e in cui c'è una percezione di perdita di controllo, con grave poi disagio, senso di colpa, vergogna. Quindi non si può applicare una tecnica per smettere di vomitare se non si lavora anche sulle cause delle abbuffate. Vedete come sono strettamente correlate e lo si può fare attraverso dei percorsi finalizzati a trattare questo disturbo alimentare. Non c'è una tecnica, non c'è un consiglio che possa risolvere questo problema perché è un disturbo complesso. Spero quindi di averti potuto aiutare a prendere più consapevolezza di questo argomento e se ti interessano questi argomenti e anche altri, insomma, del mondo femminile, sebbene i disturbi alimentari possano riguardare anche gli uomini, con una percentuale inferiore, iscriviti al canale. Commenta se lo desideri e troverai sia nella didascalia sotto questo video che nei commenti un piccolo regalo per te da scaricare sul mio sito che ti aiuta proprio a capire qual è il metodo che uso in psicoterapia per aiutare le persone che soffrono di bulimia nervosa. Adesso ti saluto e ci vediamo al prossimo video.